In relazione alla formazione della psicoterapia di cui parlava il dottore Sabatino Manzi, a me è piaciuto molto quello che ha detto invece la professoressa stamattina, che è relativo al fatto che sarebbe bello parlare di psicoterapia e non sempre anche del cognome della psicoterapia, perché noi sappiamo che quello che conta è la persona, è la formazione, è la maturazione, cioè sono tanti di quei fattori che vanno al di là del modello. Allora, io lavoro dal 2010, quindi sono 9 anni, nel primo centro dell'ASL Napoli 1 sui disturbi del comportamento alimentare. È nato, incardinato all'interno del Dipartimento di Salute Mentale, ed è nato con i fondi SCIPE, per cui ha avuto vicissitudini negli anni molto complicate, perché quasi ogni anno noi venivamo interrotti, chiusi e poi riaperti. Le associazioni dei familiari, dei pazienti hanno lavorato molto con le istituzioni per riattivare ogni anno i fondi. Quindi abbiamo avuto veramente molte difficoltà. Siamo nati con un comitato tecnico scientifico, la sottoscritta insieme agli altri 3 psicoterapeuti che ne fanno parte, hanno partecipato alla start-up dell'ambulatorio e con il comitato tecnico scientifico hanno elaborato procedure e protocolli. Dal 2016, con l'atto aziendale, che poi è stato reso operativo nel 2018, è diventato un'unità operativa semplice. E il responsabile recentissimo, da neanche 6 mesi, è uno psichiatra, che è il dottor Gaetano D'Arienzo. Ci sono stati anche vari responsabili. Allora, attualmente l'equipe da chi è costituita? Da 4 psicologi e psicoterapeuti di indirizzo differente, da 2 psichiatri, da 2 medici specialisti in scienze dell'alimentazione, da una caposala coordinatrice e da un'educatrice. Il modello su cui si basa il nostro ambulatorio è un modello che si basa chiaramente, come è stato già detto, sulla multidisciplinarietà, sull'integrazione e sulla multidimensionalità. Abbiamo lavorato molto per far sì che l'equipe sia realmente integrata, che non siano tutte diagnosi scisse, che non siano interventi separati, ma che ci sia un'integrazione. Le figure della nostra equip sono state rappresentate da questa paziente con questo quadretto che ci siamo appesi nel corridoio, no? Ci sta il faro, ci sta la luna, ci sta l'angelo. Ognuno di loro, di queste figure, rappresenta uno di noi secondo questa giovane ragazza. Quindi noi ci situiamo, come da linee guida ministeriali, nel primo livello di assistenza, che è quella ambulatoriale, e all'interno di un'unità semplice di salute mentale, e lavora per la gestione e la continuità assistenziale con una serie di altre figure, che sono la medicina di base e la pediatria, che spesso sono i principali invianti presso il nostro servizio. Inoltre, poiché l'esordio è sempre più precoce, la pediatria ultimamente ci invia parecchie persone. Voglio fare solo una piccola segnalazione, che nell'ultima settimana, solo in una settimana, abbiamo avuto 4 accessi di ragazzi quindicenni accompagnati dalle mamme con un problema di obesità. Tant'è che ci siamo posti l'interrogativo di come intervenire su questi ragazzini molto giovani, che avevano bisogno di una dieta, ma sappiamo che non è la dieta quella che è necessaria, perché spesso sono ragazzini che sono chiusi in casa, giocano alla PlayStation, hanno amici però ritirati sociali quanto loro, per cui giocano online o giocano nella stessa casa. Di conseguenza ci interrogavamo su come si interviene in queste situazioni, li possiamo rimandare dove? L'intervento dovrebbe essere con la pediatria, con le scuole, veramente dovrebbe essere un intervento integrato. Non è facile. Gli altri attori sono l'unità operativa di salute mentale, i servizi sociali, e la scuola, perché spesso le nostre pazienti possono andare anche ad un livello di cura successivo, quindi andare in una semiresidenza, ma soprattutto in una residenza, dove il diritto allo studio si deve poter coniugare con il diritto alla cura. Alcune ragazze usufruiscono di quelli che sono i BES, i bisogni educativi speciali, e quindi hanno dei programmi scolastici ridotti per la loro patologia. Ci siamo occupati di eventi formativi, formando i colleghi delle unità di salute
salute mentale, e l'anno scorso abbiamo lavorato con il servizio materno-infantile, quindi con la ginecologia, la pediatria dell'ASL Napoli 1. Abbiamo fatto una serie di corsi con, per i laureandi in scienze infermieristiche. Dopo il primo livello, se il primo livello di cura non funziona, si dovrebbe passare al secondo livello, che è quello della semiresidenza, il centro diurno. Noi aspettiamo da tempo di poter aprire questa struttura, abbiamo avuto i locali, ma non abbiamo ancora avuto le procedure complete per il personale e soprattutto per gli arredi. L'altro livello ancora è il PDTA, che è stato prima nominato, che sarebbe il protocollo diagnostico terapeutico assistenziale, che consiste in un trattamento ospedaliero di urgenza che viene attivato quando la paziente si trova in un'urgenza in genere non gestibile a livello ambulatoriale. Il nostro PDTA è stato concretizzato ed integrato con l'ospedale del mare ed in particolare con l'unità operativa di endocrinologia e malattie del metabolismo e nutrizione clinica. Come si accede? Questo è il cartello che abbiamo fuori al nostro padiglione, che qualcuno che ha fatto il tirocinio qua riconosce. Quando non ce lo staccano, perché noi stiamo a Soccavo, quando non ce lo staccano in genere lo trovate così. Si svolgono quindi a via Adriano, questo è il numero di telefono, si può telefonare tutti i giorni, tranne il sabato e la domenica, fino alle 5. Non c'è bisogno di ticket, no? Quindi chiunque può arrivare e senza pagare il ticket. La procedura è che dopo la telefonata viene preso un appuntamento con la caposala coordinatrice, il primo contatto e tutta la presa in carico è un percorso molto delicato, veramente la caposala e il primo approccio è molto importante perché le ragazze spesso sono blindate, come stamattina si accennava, spesso non vogliono venire, soprattutto molte anoressiche, quindi si tratta di riuscire a farle uscire dal bozzolo e poi riuscire a seguire questo filo difficile per il quale ci vuole empatia e competenze. Noi abbiamo la fortuna di avere una infermiera, che è la caposala, che ha queste caratteristiche molto materne, molto dolci, che agganciano. Dopo il primo colloquio fatto con la caposala viene discusso in una riunione di equipe e viene attribuito a uno psicologo. Sempre affiancato allo psicologo c'è il nutrizionista e c'è lo psichiatra che fanno questa prima fase di inquadramento, perché l'inquadramento deve essere internistico, metabolico, nutrizionale, psichiatrico e psicodinamico e familiare. Per questo lo psicologo fa 4 colloqui almeno, anche con i genitori se è minore. Va bene, vado avanti. Poi, dopodiché viene stilato il progetto terapeutico, quindi l'equipe si riunisce nuovamente, noi ci riuniamo in genere ogni martedì, si riunisce e decide, e formula il piano terapeutico e si dà una restituzione al paziente o è alla famiglia del paziente. In tutto questo lo psicologo è quello che viene considerata una figura fondamentale, sicuramente insieme a tutte le figure mediche, perché diventa un po' il coordinatore del caso, quello che dalle linee guida del Ministero della Salute è definito il case manager, che significa la persona che ha un po' la regia del caso e muove gli attori, per cui in qualche modo indica la prevalenza del disturbo e quindi delle visite psichiatriche o incrementa le visite internistiche, quindi è un po' una figura di raccordo. Quindi lo psicologo è molto valorizzato, è molto importante, perciò deve essere estremamente competente. Una volta stabilito il piano terapeutico si fa questo contratto con il paziente e la famiglia, e le attività che noi proponiamo possono essere una psicoterapia individuale, di familiare o di gruppo. Poi vedremo, noi abbiamo molti gruppi attivi, diversificate per giovani, per adulti e per genitori, e abbiamo dei laboratori di espressione corporea che abbiamo attivato negli ultimi 2 anni.
Allora, vabbè, i dati delle attività, lascio perdere, abbiamo circa 1200, circa 120 cartelle all'anno per un totale di circa 1050. Quest'anno la famiglia è preziosa nel processo di cura e noi per le famiglie abbiamo un primo gruppo di ingresso, un gruppo di supporto alle funzioni genitoriali e un gruppo multifamiliare. Nel gruppo di ingresso abbiamo obiettivi informativi e pedagogici, per cui in linea insomma, diamo dei consigli per migliorare la comprensione del disturbo e per far sì che i genitori comprendano che non si tratta di un capriccio come spesso ritengono. I gruppi di supporto invece hanno incontri quindicinali e i gruppi multifamiliari sono i gruppi psicoanalitici che seguono il modello dello psichiatra argentino Badaracco. Sono gruppi generazionali, sono insieme genitori e ragazzi. Quindi la famiglia viene sempre valutata nel suo funzionamento a tutto tondo. Poi abbiamo un gruppo per adolescenti e un gruppo binge e bulimia per adulti. Va bene, hanno carattere supportivo ed espressivo, vado avanti per completare e dire del laboratorio di arti terapeutiche dove si lavora sul corpo, chiaramente le ragazze vengono selezionate perché non tutte sono pronte per accedere a una parte così delicata, come vedete qua si raccoglie la sagoma del corpo e la sagoma del corpo poi rimane per tutto il percorso, il territorio sul quale si lavorerà su successive elaborazioni. Qua vabbè, lavorano così. Un altro laboratorio che abbiamo attivato è un laboratorio di burlesque. Secondo il concetto della comunità che cura, vale a dire noi abbiamo utilizzato delle risorse legate ai nostri pazienti, questa era la nostra ex paziente obesa, maestra di burlesque, e ha fatto un gruppo di burlesque chiaramente supervisionato da uno di noi. Seguendo l'obiettivo e il concetto che se un corpo non lo fai vivere rimane un'immagine nella mente. Nel burlesque ci siamo molto divertiti, quindi abbiamo attivato la capacità di essere anche ironiche, di giocare col corpo, di giocare con i propri difetti, come fanno gli operatori, che qua appunto ci sono io e la nutrizionista, che si mettono in gioco, come in questo caso nel fiocchetto Lilla dell'ultimo anno. Noi ogni anno prepariamo la giornata del fiocchetto Lilla con delle attività annuali. Abbiamo sempre nella comunità che cura una nostra ex paziente che lavora laureanda al Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale e esperta in visualizzazione della scienza, ha realizzato insieme alla sua professoressa uno spot che passerà nei videometrò appena avremo la possibilità con l'assessore alla gioventù di avere questo permesso. La cura dei curanti, stiamo facendo insieme ai nostri pazienti dei gruppi yoga, noi operatori con loro, sempre pazienti selezionati, perché l'attenzione terapeutica chiaramente deve andare anche all'equipe. L'equipe che insieme alle riunioni di equipe che hanno una funzione di intervisione, ma è anche un luogo di supporto, perché bisogna condividere anche il gravame di alcuni pazienti che sono i pazienti gravi, e che rappresenta l'equipe anche per le famiglie, per i pazienti, diciamo una famiglia interna, perché noi condividiamo delle terapie, perché io faccio l'individuale, la collega segue la coppia o segue il gruppo, quindi ci situiamo con una famiglia interna che comunica, che si confronta e si guarda dentro. Le criticità sono che spesso vengono i genitori per dirci che i figli non vogliono venire. L'altra criticità è come si gestiscono le assenze in un servizio pubblico. Se le persone non vengono ci lasciano 45 minuti buchi senza pagare il ticket, no? Il ticket in qualche modo rappresenta una possibilità di creare un setting. Le foto su WhatsApp e messaggistica, perché loro possono spesso rapire i nostri cellulari dal web eccetera, e ci inviano anche il venerdì sera o il sabato delle immagini o delle scritte, queste le ho ricevute io, no? Quindi sono abbastanza inquietanti che tu accendi il telefonino e ti trovi queste immagini o queste scritte su un po' mortifere. Per concludere,
Questi gruppi che abbiamo fatto hanno dato molte soddisfazioni. Questa è l'immagine di una ragazza che è entrata a 32 kg, come vedete il corpo disegnato in prima seduta. Dopo un anno di percorso ha iniziato a fare le forme femminili e hanno conquistato la capacità di chiudere gli occhi, di toccarsi, di muoversi nello spazio, di esprimere delle emozioni, di contattarle. E quindi tutto questo è stato anche per noi fonte di grande soddisfazione, di grande frustrazione, e noi come loro però ci continuiamo a porre sempre tanti interrogativi. E con questo concludo, scusate se sono stata acceleratissima. Grazie.